Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it. Bene, buongiorno a tutti, è la conferenza stampa di presentazione di questa edizione degli Europei Senior di Bowling. I Bowling sono quelli di Casalecchio, di Arena Bowling e di San Lazzaro. Io sono Alberto Bortolotti, buongiorno, condurremo parte della conferenza stampa in inglese e questo grazie anche alla mano che si dà Paola Balestra, che è una mano sempre preziosa. Buongiorno Paola. Buongiorno. Presento intanto, I introduce you the people that are sitting here beside me, al mio fianco, alla mia sinistra Pini Herskovitz, che è il direttore del torneo. Buongiorno Pini. Alla mia destra il solo sport del Comune di San Lazzaro, Luca Meliga. Buongiorno. Alla sua destra il padrone di casa, che è il sindaco di Casalecchio, Massimo Rosso. Alla destra di Massimo Rosso c'è la presidente della ISBC, Lia Fievet. Buongiorno. Present. E alla destra di Lia l'altro padrone di casa, che è la sua allo sport Matteo Orgeli, qui del comune di Casalecchio. Intanto grazie per il generoso contributo di acqua che sta arrivando da parte del comune. Buongiorno a tutti, io vi devo leggere in fase introduttiva, I must read you something that I received a few minutes ago, a causa che ho ricevuto da pochi minuti dal presidente del comitato organizzatore, Gabriele Benvenuti, che vi leggerò in italiano e che insieme a Paola proveremo a tradurre al volo. Gabriele, che non è presente, ci dice: buongiorno, mi scuso per non essere presente in persona, ma voglio ugualmente approfittare per ringraziare tutte le istituzioni presenti e questa conferenza stampa che ci hanno aiutato in questa organizzazione. In primis voglio ringraziare il presidium dell'ISBC che ha dato fiducia ancora una volta all'Italia. Voglio specificare che l'Italia riceve fiducia dopo 4 anni soltanto, e Bologna in specifico, quando l'intervallo di solito è più lungo, dentro il 7 anni, solitamente sono 7 anni. Non è facile proporre un modello vincente dopo solo 4 anni, ma se ho deciso di accettare è perché ho la sicurezza di avere alle spalle uno staff di prima qualità, insieme al quale è possibile affrontare un'organizzazione difficile come questo campionato impone. I numeri, poi tra poco ve li presentiamo, sono sostanzialmente quasi 1000 atleti. Il nostro sport vede in Italia un aumento di interesse mediatico e questo campionato ISBC contribuirà ancora di più attraverso il ruolo dei media e la sua diffusione. Spero sia per tutti una settimana di festa e divertimento e che per le città di Casalecchio e San Lazzaro sia una settimana ricca sotto ogni punto di vista. Paolo, vogliamo sinteticamente dire in inglese cosa ha detto Gabriele? That is honored to host again after only 4 years and not 7 years this championship. And this is a big and heavy match and heavy deal, but he is sure, and we thank him, that he has full trust in the staff, and he is sure that we will be at the same and high level as the last time. Molto bene, grazie a Paola, e credo che il sindaco di Casalecchio, Massimo Rosso, sia il più indicato per prendere la fine di interventi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Si rinnova un evento che già era stato nel 2015, se non erro, e in due impianti, Casalecchio e San Lazzaro, che hanno caratteristiche tecniche diverse, tra l'altro, ma che evidentemente sono di alta qualità come strutture organizzative e come impianti. Evidentemente è un rinnovo che segue un successo e quindi anche questa iniziativa ulteriore sarà un successo in un contesto che di una città di Bologna e dell'area metropolitana, dove anche chi partecipa agli eventi sportivi può avere momenti di turismo, di vita nella città. Quindi avviene con impianti adeguati, ma anche in un contesto utile anche alla visita, allo svago, al tempo libero per chi regge e per gli accompagnatori, perché ci sono anche tante persone che accompagnano. Casalecchio è, come sicuramente anche San Lazzaro, è fiera di ospitare queste iniziative. È uno sport molto bello, seguito in una città come la nostra, che è piena di attività sportive, una città piena di sportivi, proprio a tutti i livelli e tutte le età, per cui
si colloca in un contesto adeguato, adeguato sia come ambiente, come organizzazione, come cultura sportiva. Quindi in effetti siamo orgogliosi che questa storia del bullying a Casalecchio e San Lazzaro continui, perché è un filo, no, che si sta continuando a svolgere per le caratteristiche che dicevo prima. Quindi grazie tantissimo di essere, agli organizzatori, agli atleti che ci saranno. Poi mi sembra di ricordare che le donne gareggeranno a Casalecchio, gli uomini a San Lazzaro, e però insomma alla fine avremo tanti campioni europei importanti. Grazie sindaco, per finirci parla per la traduzione, sottolineo in inglese rapidamente due cose, massimo basso point of attention to the connection between tourism and sports, first of all, and then Casalecchio is a place full of sports activities, and San Lazzaro of course also. Can you complete? Yes, the mayor specified that the two bullying centers has different skills, and this is true, but both will satisfy all the needs of the different players. For isn't it Pini? Yes, okay. If Pini says okay, it's okay. And also the full town of Bologna and the town of Casalecchio and San Lazzaro, that is called metropolitan town, we offer a choice of different skills, more than the sport. Means that everybody knows we have food, good time, good weather, good maybe good weather also tomorrow, we hope. And the mayor thanks the organizing committee to be again here in Casalecchio and in San Lazzaro. Paola si è riferita al fatto che domani c'è la cerimonia di apertura, tomorrow we have the opening ceremony at the Savoy Hotel, 6 o'clock from Prong. And so Jeff Jevet, Presidente, può parlare in sottolineo. Okay, well, first of all, I don't know what exactly was being said in Italian, of course, because Paolo will give a bit of it. But since 1992, ESBC is existing. It was founded by Bernard in La Rochelle in France. So it goes back away, a long way. This year we had the 28th edition. We stop, so we translate step by step. La fondazione che risale al 92 dell'ISPC, fondazione avvenuta in Francia, quindi c'è una lunga storia, siamo arrivati alla 28th edition, alla 28esima edizione di questi eventi. It's the third time that ESPC Europe is in Italy now. The first time was in 2007 in Palermo, and then in 2015 in Bologna, and now again in Bologna and San Lazzaro. Recently, we want to come back to Bologna is that it's also true that the organizing committee is doing a great job by everything they do. It's not only the lengths, it's also the hospitality of the Italian people. It's also their experience in organizing big tournaments like this. And they also are very good in finding suitable hotels for about everybody's wallet. So they had picked out four major hotels. The two are close to San Lazzaro and the other two are close to the Rino Bowling. But besides that, there are a lot of players and a lot of guests staying in other hotels and in camping sites. So I think it's, well, great for the tourism effect of all the projects. Stavo dicendo, poi lascio subito la parola a Paola, che l'elogio che ha fatto via a Bologna è forte, perché è un elogio che riguarda tutta l'area metropolitana e il sistema d'accoglienza, quindi non soltanto gli hotel dove vengono maggiormente indirizzati, diciamo, i protagonisti di questa edizione del campionato, che è la terza in Italia, ma anche tutto il sistema dell'accoglienza che riguarda camping, case, eccetera, eccetera. Vero Paolo? Ha fatto proprio un discorso su Bologna molto elogiativo. Anche sul comitato organizzativo, che naturalmente appunto grazie Lia, che ha riconosciuto essere di
alta specializzazione tecnica e di esperienza nell'organizzare questi campionati. Oltre all'ISBC ne abbiamo fatti, come sapete, ben altri anche di mondiali. Okay, then the European Championships of ESBC are the largest one in Europe and maybe all over the world. This year we have about 800 competitors, and that's a lot, especially when you have to organize it. And therefore, once again, Jose, thank you very much, because it's a hell of a job. I know it is. Okay, I'll wait. Sì, Lia continua, la Presidente continua a ringraziare perché comunque i numeri sono alti. Abbiamo in questa edizione 800 giocatori e organizzare tutti i turni, quindi ringraziamo anche il nostro tournament manager che non è presente, e, perché organizzare il tutto non è semplice. But we wait tomorrow, eh? I'm sure it will come. Tomorrow there's a proof. It's always an eating. The proof is always in eating, not the pudding, right? But mm-hmm. I'm sure it will be okay. Then, when we are looking to the participants, we have three age categories: 50 to 57, 58 to 64, and 65 and older. They are divided by age, and they are divided in sex, so male and female players. That is to give everybody a fair chance to compete and be a winner in their own age category. C'è un aspetto di divisione degli atleti per genere, ovviamente maschi e femmine, ma anche per età, però. Sono tre fasce di età. Dalle cose sono le fasce di età che aiutami 60, 50, 60. 50, 58. 50, 50, 57. 57, sì. 58, 64, 60 e oltre 65. Ok. Molto bene. Then they are playing three events: singles, doubles, and trios. So well, I think that speaks for itself. Single is what, well, two players on the line, but in every category. And doubles you play with two people in a team, and trios is with three. The singles and the doubles for the men will be played in San Lazaro, and the other events will be played in Mina Rolling in Casa de Lima. Si gioca singolo, doppio tris? Doppio tris per il singolo e il doppio per gli uomini si gioca a San Lazaro, e invece le finali e il trio si fanno tutti a Casalecchio, e le donne giocano a Casalecchio perché ha scelto Gabriele Benvenuti, quindi ovviamente le donne sono qua. Lì è perfetto, ma tu devi dire correttamente San Lazaro, non San Lazaro. Sorry. Is that acceptable? I said before I didn't speak Italian. Neanche Sabina, neanche Sabina. And then of course we have the master finals that will be played with six male and female players, and that will be played in Mina Rolling, and that will be on the Saturday morning. Le finali, appunto, il master verranno giocate tutte qui al Bowling Arena Bowling sabato prossimo mattina. I think that's about completed what I wanted to say, except that next year the tournament will go to Berlin in Germany, and we already have been there, because just like here, a year up front, we are coming here to check things, lanes, hotels and whatever. And once again, thank you all very much for letting us be here, and enjoy your great hospitality. Thank you. Grazie. Ci ha ringraziato. Ha continuato con i complimenti per lo sport. E l'anno prossimo sarà Berlino. Si gioca Berlino, capitale della Germania. Volevo sentire, e la municipalità di San Lazaro e solo sport di Casalecchio, per completare, cioè, i contributi prima di rivolgermi a Pini per gli aspetti tecnici. First of all, we will listen to the two sports deputies, both of San Lazaro and Casalecchio, then the tournament director, and then a contribution from Loris about the numbers and the nations. Le nazioni, ricordo, sono 28, con l'iscrizione della Bielorussia. Dall'elenco che ho mandato Alessandro, tre sono fuori, che sono Malta, San Marino e Sudafrica, che non ci sono. E la cosa curiosa, devo sottolineare da comunicatore, è che c'è la Catalogna e non c'è la Spagna. Okay.
Repubblica. Quindi è un incidente diplomatico? No, no, ci sono due federazioni distinte. Me l'ha spiegato mia durante l'intervista, il governo sportivo spagnolo ha dato autonomia inizialmente alle singole regioni, autonomia poi revocata, i catalani sono rivolti a una corte federale e hanno riottenuto l'autonomia. È chiaro che da quel punto in avanti le due cose si sono separate e rotte in modo definitivo. Poi, come dice giustamente lei, it's politics, è politica. I'm explaining concerning Catalonia and Spain. No, quando dico di diplomatico, non per colpa di organizzatori, c'è questione legata agli spagnoli. Loro si metteranno dentro negli occhi, nel boring come in qualunque altra cosa. Lo dico io che non c'entro niente. Fingers in the eyes. Quindi c'è messi ma non c'è l'anno. Mutually. Prego Luca. Sì. Niente, noi non possiamo che complimentarci. Luca è nero, ma neanche Matteo. sia con l'organizzatore che evidentemente hanno fatto un ottimo lavoro 4 anni fa nel 2015, con i proprietari degli impianti, nel caso di San Lazzaro, la famiglia Fiacchi, che evidentemente sono in grado di fornire degli impianti all'altezza delle necessità di un torneo di questo livello. Siamo molto contenti, molto soddisfatti come amministrazione di questi eventi, perché questo è marketing territoriale, questo è il turismo, questa è la possibilità di portare visitatori sui nostri territori, di portare economia alle nostre aziende, in particolare ovviamente quelle della ricettività, della ristorazione. E il bowling di San Lazzaro si trova in una zona tra l'altro servita dalla linea autobus 19C e molto vicina alla linea del treno, quindi tutti i visitatori di Bologna dell'area metropolitana sono invitati a raggiungere comoda la tangenziale. C'è un parcheggio molto ampio sia all'interno dell'area privata del bowling sia di fronte dall'altra parte, diciamo, di via Caselle. Quindi vi aspettiamo molto numerosi a questo evento, sia mi riferisco ai cittadini dell'area metropolitana bolognese, ma anche al resto dei telespettatori che vengono anche dalla fuori regione. E ringraziamo appunto ancora sia i proprietari degli impianti sia gli organizzatori, che sono stati evidentemente molto molto bravi, e come dire, vorremmo che tanti altri, anche per altri sport, utilizzassero gli impianti dell'area metropolitana di San Lazzaro e non solo, per iniziative di questo genere, per tornei di livello nazionale, interregionale o europeo mondiale. Prima della traduzione di Paolo segnalo solo che alle 9 di domenica mattina c'è il primo lancio al bowling a San Lazzaro, che ha 40 piste, se non ricordo. Esattamente. 40 lanes in San Lazzaro, e il primo lancio non c'è Isabella Conti, lo farà Luca Mele, che non so se sia un bowler, se no lo provo. No, ho giocato, così, gioco ogni tanto. Translation, Paolo. Yes, just summer, because Luca thanks the organization and the DSBC to be again here, and also in San Lazzaro. San Lazzaro that is owned by the family Fiacchi, that you know, and will host in the 40 lanes all the part, the first part of the championship. The San Lazzaro Bowling is also in a good position, it's a good location, near the highway, near the bus service, and also near the train station of San Lazzaro, so that he invite all the people that is in the TV, in the metropolitan area, or also in the region, to join San Lazzaro and to assist and participate to the games whenever possible. Sport Stepway, sono sport del comune di Casalecchio, Matteo Rosario. Anch'io sappiamo, diciamo, di non ripetere quello che tu in parte è già stato detto, però credo che questi siano eventi molto positivi sia per Casalecchio che per San Lazzaro, ma che per tutta la città metropolitana, no? Perché quando si è detto prima l'anno prossimo si andrà a Berlino, già è l'idea della dimensione anche dell'evento che si organizza. Siamo lieti di ospitarlo, di avere degli impianti che vengono messi in posizione dei gestori del bowling, anche il nostro è raggiungibile con una
la linea del bus, devo dire non è lontano, anche se ci vogliono 5 minuti a piedi, però anche la stazione di Casalecchio Reno a piedi non è distante. Casalecchio è raggiungibile anche con l'autostrada, con il casello autostradale, in pochi minuti si arriva alla zona del bowling, e penso insomma che questi eventi servono anche a far conoscere i nostri territori e a far conoscere quello che è anche la città metropolitana di Bologna, perché sappiamo tutti che Bologna ha sviluppato molto il turismo negli ultimi anni, ma credo ci siano tante cose da vedere anche sui nostri territori, quindi spero che sia anche un'occasione, oltre che di divertirsi e di giocare, di scoprire magari dei posti nuovi come la nostra chiusa, per dire che tutti quanti la citiamo spesso, però ci tengo, anche se in un ambito sportivo, a consigliare chi viene qui per vedere le partite, per giocare nei ritagli di tempo, di fare un giro anche per Casalecchio e visitare quello che di bello c'è da vedere. Traduciamo in tutto il tempo, as a water monument in particolare. Yes. No? Is a, first of all is a thanking of him, of Casalecchio, to the organization and so on, and also he specifies that this event will bring people not only for the sport but also to admire and to see and to live in the area of not only Bologna city center but also the metropolitan area, means that is the ex-county, the ex-county that became now metropolitana, città metropolitana. And also in Casalecchio there are a lot of important things. First of all, the Chiusa is a cataract on the Reno River that was established first by the Romans, and then the first real was in the 1200s and finished now in the 1500s by Vignola. It's really beautiful moment. Pini Haskell, Town Director di questa edizione dei campionati senior del ISBC, quindi parla perfettamente italiano, ma preferisce parlare inglese. È israeliano. Quindi rammento a tutti che ovviamente lo Stato Israele gioca da sempre tradizionalmente le competizioni europee. Io usually play European competition, so it's up to you. Okay, now make this particularly per anything in internet top today. We are very happy to be again in Bologna. 2015, when we organized the last championship here, was a very pleasant surprise, and Gabriele with his staff and Paola proved themselves to be able to organize a tournament of such magnitude. And we are very sure and confident that this year will not be a change, and it will be a great success. And again, we thank both bowling centers and both municipalities that they have us here and they support this important championship in Europe. And well, that's about it. Hopefully everybody will bowl good. Explain us something about, for example, the speed of the lanes. The difference between Sonnaz and Casalecchio. The difference between Sonnaz and Reno bowling is in a way simple. For Gascomo bowling it's simple. San Lazzaro is an older bowling center, still with wooden lanes, which were resurfaced and maintained very well, even for its advanced age, while Reno bowling has synthetic lanes. So if we go, let's say that the friction between the ball and the synthetic lanes, it's higher than the friction on the wooden lanes. But that's, for bowlers to adjust and manage on the lane, because for somebody who doesn't know really bowling, it won't tell them anything, this difference. This is exactly to the professional players. Yes. Okay. Si sta spiegando che la differenza fra il sintetico di Casalecchio e il legno di San Lazzaro, che rende il legno di San Lazzaro, se capito bene, più veloce del sintetico di Casalecchio. Sintetico, il contrario. Contrario, il sintetico più veloce del legno. È una cosa percepita dagli atleti professionisti, vero Paola? Sì, questo è quello che ha detto. Stanno discutendo su... Il match verrà disputato sulla distanza delle 8 riprese. Montiamo un ring qui sulla piazza del Comune di Casalecchio oggi.
Qualche dato ancora, no, have you finished? Bene, ok? Qualche dato ancora sulla diciamo, qualità dei partecipanti e sulle caratteristiche delle piste dei bolidi da parte di Loris Masetti, che ha ricoperto anche la carica di commissario tecnico del bowling nazionale. Qualcosa da aggiungere? Tu mi facevi anche il nome che loro non possono fare di un ipotetico favorito, cioè c'è questo norvegese che si chiama Tore Torgensen, che secondo te ha le carte regole per fare un po' di mancanza. Questo proviene direttamente dagli Stati Uniti, dove ha vinto un torneo diciamo professionistico degli over 50. Okay. Non è l'ultimo arrivato, è 50 anni ed è, penso che sia il favorito della fascia d'età sua. Racconta anche quante medaglie ti aspetti, e poi dopo lo traduciamo, perché hai detto prima in intervista a me, non voglio tenermi segreti. No, io scherzando ho detto che per gli italiani mi aspettavo circa 8 medaglie. Tu mi hai chiesto di quale colore, e se devo chiedere 8 d'oro sono a posto, cioè. E normalmente si aspetta di otto. The forecast is by Loris Masetti. His forecast. Yeah. Is 8 medals for the Italian teams, but which color? Gold. Laughing, yeah, sure. Terribly laughing. Esatto, questa bella. Keep your hopes up. Se posso. Vedete altre speranze. He's asking, he's asking. Se posso, volevo fare tanti auguri al papà di questo campionato, che si chiama Bernard Morat, che penso che per la prima volta non sia presente a questo campionato, perché non sta tanto bene, speriamo che non sia niente di particolare. Tanti auguri. Grazie Loris, non so se Alessandro ha altre domande da porre. Io ce l'ho una domanda. Prima di tutto, I screen from Rester Carino, that's newspaper in Bologna, the main newspaper in Bologna. Se l'accesso agli impianti è gratuito, c'è un prezzo di biglietto, come funziona? Free access to the centers. Yes. Assolutamente di no. Se per quello che riguarda, non so, le comunità sia San Lazzaro sia Casalecchio hanno fatto un conto ipotetico di quello che potrebbe essere l'indotto in questo periodo, cioè come ricchezza, diciamo così, legata al turismo, come si è fatto il discorso del turismo, se ci sono, se non sbaglio, un migliaio di persone tra atleti, arbitri, commissari tecnici, immagino che da fuori verrà qualche, diciamo così, qualche amico, qualche parente al seguito, se questo per gli alberghi o per i ristoranti è motivo di grande ricchezza. Massimo, sì, sicuramente. Poi noi abbiamo visto che adesso non ho guardato l'elenco degli alberghi ospitanti, ma sicuramente la rete San Lazzaro Savoia fa la presentazione della struttura. Savoia è collegata a Piazza Vecchia, quindi qui in zona sicuramente è un indotto importante. Poi quantificarlo è sempre complicato. Quante presenze nell'hotelleria abbiamo contato più o meno? Quante? Presenze negli alberghi abbiamo contiamo in questi contiamo giorni. Contiamo circa 600, scusami, 450 camere, facciamo sì. Conto 900 circa persone per 8 notti. Sì. Quindi oltre 7.000 appartamenti. Saranno divisi in alcune. C'è una parte, una parte nella zona di Villanova, cioè i due alberghi ovviamente, dipende anche dalla capienza, no? Certo. Quindi. E a Savoia e qui a questi sono gli alberghi ufficiali, poi come dicevamo prima anche sono tutti quelli che hanno fatto anche di camping prima, quindi giustamente io sto parlando di 8-900 persone su 1.100 che abbiamo, quindi diciamo 8.000 appartamenti ci possono stare secondo me complessivi. We're speaking about the number of rooms in Casalecchio, in the part of Casalecchio and the part of Villanova. Besides that, there's the restaurants and the bars. Luca, vuoi aggiungere sul tema? Sì, il tema, no, perché la domanda era fatta ovviamente nel 2015. Certo. Sì, no, appunto è difficile quantificare. Sì, sappiamo che ci sono questi alberghi legati alla valutazione. Lì nei dintorni ci sono parecchi B&B, anche a San Lazzaro. Proprio pochi giorni fa mi diceva un'amica che doveva ospitare dei suoi parenti da Torino, che non ha
trovato spazio, non so se sia colpa, tra virgolette, merito. C'è anche l'Under 21, no? Di bullying o altro. C'è anche l'Under 21. Ci sono anche gli europei, sì, okay, sì, insomma, gli europei. Io sto seguendo la cultura. E vai, abbiamo Loris. Intanto è arrivato Gianni per il gruppone. Per la foto finale. His nickname is Gruppone, that means big group. He wants to bring the picture of the big group of your vai. Favoriti, cioè gli italiani e bolognesi, o cioè ce ne sono, non ce ne sono? Alex. Si spera che ce ne siano. Lui vuole dei nomi. Vabbè, nella fase A potrebbe essere Maurizio Celli, che è fondivese, che è fondivese Celli. Sì. Di Gareggio Aperto, cioè società e Galeone. Nella fascia B di bolognesi non ce ne sono tantissimi, diciamo che il più favorito, il più bolognese di tutti quanti, nonostante sia un organizzatore, che viene benvenuti nella fascia B. Ma gioca che a giocare anch'io. E lui è della SD 2001. Invece nella fascia C, visto che parlo io, diciamo un nome importante di Don Francesco, che è dell'S di Mondrake, di Fernando. Ma vedete si chiama? Dante di Don Francesco, tutto attaccato. Che è anche il mio compagno di doppio. No, nessuna donna. Di women, i bolognesi, c'è sì, Anna Cionna, che non è bolognese, però gioca per una società di 2001. No, non è Galeone. Che è una nuova entrata perché non ha mai giocato questo campionato perché è giovane, giovane 50 anni. Beh sì, giovane, contesto, signor, forse invece vogliamo nominare i favoriti in generale, direi che sono i paesi nordici, la Finlandia penso che siano quasi 200. Beh, anche l'altra volta non c'era un esercito finlandese. La Finlandia specialmente nella terza fase femminile, di solito il podio primo, secondo, terza è loro. Always finish. Hanno fatto un charter anche stavolta? Sì, credo di sì. Un charter? Non lo so, però sono venuti con la no. D'altra parte anche Totti con la Ryanair, ho visto le foto l'altro giorno. Che nel 2015 non ho fatto un gol. Anche perché ne so, sì, ma come diceva prima Lia, siccome sono cambiati i capitani, c'è stato anche comunque, sì, non c'è subito. Diceva prima rinnovamento, quindi è calato leggermente il numero dei finlandesi, dei norvegesi, che sono cambiati capitani. Finland è l'ho spiegato that is less number than last time because also there was a captain changing and the new not so non soffrono neanche il caldo. Ah no, no, hai tanti gli sono privatizzati. Altra domanda, Sandro? Sì, una curiosità che mi veniva era legata al fatto che secondo me sono categorie, diciamo, di età abbastanza alte, cioè se si fa qualcosa per tu dici dove metto le dentiere? No, 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 non questo assolutamente, ma che, cioè per investire nel futuro, non so, per che i ragazzi di 15-20 anni, cioè come le scuole si comportano? Ma organizzate qualcosa, so, qualche evento, fate provare. He's asking if yes, OVC makes in this occasion specific recruitment for new bowlers. Not in this case. No, la federazione italiana ovviamente si può pensare, ma non specificamente per questo tema. But of course, I want to add something to that, yes. Because what we will see is that in the coming years there will be more youngsters, and youngsters in this case is 50, something like that, are starting to participate in these games. So that also means that there are a lot of them that are very experienced in national and international tournaments. And that will also put a bit of pressure on our sports to make sure that the quality we are delivering is up to a high standard. Che comunque ci sarà una nuova entrata di persone anche giovani, sempre restando però, perché qui parliamo di senior, campionato senior, ma mantenendo comunque, saranno istruiti per mantenere comunque la qualità, il livello che c'è adesso, anche se entreranno dei giovani. Giovani, poi parliamo sempre dei 50. Sì, i giovani in questo caso sono gli under 50.
Soddisfatto? Una cosa sulle finali, tu parlavi della mattina. La mattina di casa, a Casaletta. A Casaletta, le finali sono qualcosa di importante, sì. Diciamo, da vedere. Durano fino a che ora? Perché diciamo, adesso che durava fino a sera? 10.30, 13.30. Ah, e poi c'è la media. 13.30. Ho convinto che durava fino a... 14.30 del mezzo, cioè le medaglie, così delle medaglie. 14.30, premiazioni. Premiazioni tutti insieme. Tutti insieme. The finals 10:30 in the morning of Saturday until 1:30 in the morning. Yes, something like that. And 2:30 the... Then we got the main presentation. Okay, perfetto. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. Sport.